Ciao a tutti, ben ritrovati. Ci sediamo sul nostro tappetino o su un supporto yoga. Ok, partiamo prendendo un lungo e profondo respiro. Ah, e lasciamo andare tutto quanto. E poi una mudra delle mani, portando l'indice ad appoggiarsi all'attaccatura alla base del pollice. E il pollice fa una leggera pressione sull'indice. Puoi lasciare le altre dita rilassate. Con il dorso delle mani sulle ginocchia, rilassando le spalle, aprendo il petto, allungando la zona cervicale. E puntando il coccige verso il terreno, porta l'attenzione all'ombelico che si risucchia leggermente, delicatamente. Iniziamo a respirare solo dal naso e poi, se non ti crea disagio, accompagna le palpebre a chiudersi. Respiriamo. Ho pensato di iniziare l'anno con questa pratica all'insegna della leggerezza, per questo la mudra Vayu Mudra che stiamo prendendo con le mani. E Vayu è aria e nella mitologia indiana Vayu è il dio del vento. In sanscrito i Vayu sono i venti, i soffi che attraversano il nostro corpo. Respiriamo. Manterremo le posizioni 2 minuti più o meno. È una pratica di Yin Yoga. Concentrati, ascolta il tuo respiro e quando sei pronto, sciogli la posizione delle mani. Apri e chiudi i pugni, stirati un po' prima di assumere il primo asana, puoi allungarti verso l'alto, respirando le mani. Tornano giù. Lentamente riporta il tuo mattoncino dov'era. Ci portiamo a 4 punti d'appoggio e piano piano piegando i gomiti scendiamo giù con la pancia al tappetino. Sdraiamoci per un attimo con la fronte sulle mani. E poi lentamente mi sollevo sugli avambracci. E i gomiti dovrebbero essere in linea con le spalle. Se è troppo e vuoi provare ad alleggerire la posizione, puoi spostare i gomiti un pochino più avanti, poco poco, e allargare i piedi verso gli angoli del tappetino. Ok, prendi la tua posizione. Cerca di rilassare tutto quello che puoi, ma non ti incassare con il collo tra le spalle e rimani sempre un po' con le mani e i gomiti attivi per allungarti, aprirti con il petto. E poi se vuoi puoi chiudere gli occhi e manteniamo, respira. Rilassa.
Rilassa le gambe, rilassa i glutei, rilassa la pancia, rilassa la zona lombare, rilassa il viso, la mandibola, la fronte. Respira dolcemente, non bloccare il respiro. Sai che se senti anche solo un piccolo dolore puoi sciogliere la posizione e riportarti con la fronte sulle mani. Se vuoi, puoi portare la testa verso il basso per allungare, distendere i muscoli del collo, giusto qualche respiro, portando lo sguardo verso l'ombelico, lo sguardo interiore se hai gli occhi chiusi. Che respiro qui. E poi ritorna con la testa su. E se vuoi intensificare la posizione per gli ultimi respiri, puoi distendere le braccia e assumere la posizione del cobra. Prima eravamo nella sfinge. Ancora qualche respiro in cobra. Ancora inspiro profondo ed espirando lento, lento, inizio a piegare i gomiti per riportarmi con la pancia a terra e la fronte appoggiata sulle mani. Rilasso un attimo qui, muovo un po' il bacino e poi piego le ginocchia e inizio a muovermi con le gambe a sinistra e poi a destra, come fossero dei tergicristalli lentissimi. Sinistra e destra un paio di volte. Termino e torno al centro, inspiro ed espirando rilasso di nuovo le gambe, i piedi al tappetino. Rimango ancora qualche respiro qua a riposare, a
Ascolto le sensazioni e poi quando sono pronto, porto le mani sotto le spalle, mi premo con le mani per portare i glutei sui talloni e prepararmi per darmi kasana. Allora, opzione 1, mattoncino sotto la fronte, all'attaccatura del naso con la fronte. E braccia lungo i lati delle gambe, oppure mani sotto la fronte, oppure posizione completa, con la fronte appoggiata a terra, spalle rilassate, le braccia si rilassano indietro, le mani sono vicine ai piedi. Il palmo delle mani è rivolto verso il cielo. Sono totalmente rilassata in questa posizione. E rimango e mi concentro sul respiro e sulle sensazioni del corpo, di come riesce a rilassarsi in questa posizione. Mi raccolgo in questa posizione. E con la sensazione di contatto del terzo occhio con il tappetino o con il supporto, lascio cadere verso terra i pensieri, le preoccupazioni, perché so che la maggior parte di esse non sono di alcuna utilità. E allora posso concentrarmi a ripetere questa cosa. Posso concentrarmi continuando a lasciare andare, lasciar cadere alla terra che accoglie. Sempre inspirando ed espirando. Inspiro profondo. Espiro lento, svuoto tutto. Anche quando credo di aver svuotato tutto, svuoto ancora di più. Lascio andare. E mi preparo a tornare. Lentissimamente riporto le mani verso il viso. Piano, 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 piano mi sollevo. Ho gli occhi ancora chiusi, non ho bisogno di aprirli. Ascolto un attimo qui. Vajrasana. E poi ritorno con la pancia al tappetino. Quindi ruoto sul fianco destro, la mano destra a terra di supporto ed è attiva. La mano sinistra davanti per aiutarmi a mantenermi in equilibrio, permettendomi di rilassare il resto del corpo. E se è troppo, avambraccio a terra. Mi sistemo come riesco a rilassarmi.
Ok, e qui sento tutto l'allungamento del fianco e a me piace piegare la testa, portando in questo caso l'orecchio sinistro verso la spalla sinistra, così da allungare anche la zona del collo. Se non ne senti il bisogno, puoi mantenere la testa dritta. Fai come senti, come ti dico spesso, è la tua pratica. E una volta che hai trovato la comodità, la stabilità, rimani e respira ascoltando le sensazioni. E respirando. Prova a rimanere il più fermo possibile. Rilassa il viso e rimani con un atteggiamento positivo, accennando un sorriso, senza forzare, fa quello che senti. Respiriamo. Come al solito, se inizi a sentire un fastidio doloroso, torna giù con controllo oppure resisti ancora in qualche respiro. E poi ritorna al centro con la testa e lentamente, come sempre, piano piano con controllo, torno giù. Fronte sulle mani, rilasso un attimo qui, prima di passare all'altro lato. Ok, quando sono pronta mi sollevo e vado sul lato sinistro, sul fianco sinistro, stessa cosa. Io mi giro così non vedo le spalle. Stessa cosa rimango. Questa volta ho la mano sinistra che mi sostiene e la destra di fronte che mi aiuta a mantenere l'equilibrio e mi permette di rilassare tutto il resto del corpo. E anche qui magari l'orecchio destro si avvicina alla spalla destra e non viceversa, allungando tutta la parte laterale sinistra del collo. Inspiro, espiro, gli occhi chiusi mi aiutano a concentrarmi.
Inspiro. Espiro, svuoto bene. E poi con controllo mi preparo a tornare giù al tappetino, in fronte sulle mani, rilasso e riposo qui, ascolto le sensazioni del corpo. Noto come mi sento. E lentamente, mani sotto le spalle, ritorno su. 4 punti di appoggio e questa volta prendo Svanasana con le ginocchia larghe quanto i lati del tappetino. Se è troppo, mattoncino sotto i glutei. Supporto sotto i glutei o cuscino. E da qui inspiro, mi allungo bene ed espirando, scendo. Questa volta infilo il braccio destro prima, sotto il sinistro e appoggio la tempia destra al tappetino, quindi sono in questa leggera e comoda torsione. Posso anche portare il mattoncino appunto sotto i glutei, ma anche sotto la fronte. O sotto la tempia comunque, visto che sono in torsione. In questo modo. Se invece il mio corpo lo consente, vado tranquilla senza supporti giù. Bene, una volta trovata la posizione giusta. Inizia a rilassare tutto quanto. E mi impegno a produrre pensieri migliori per far sì che il mio spirito abiti un corpo sano, agile e leggero. E se ti va, puoi ripeterti questa affermazione. Se non si può ancora smettere di pensare, almeno posso decidere io dove rivolgere il mio pensiero. E quindi approfittiamo di questi momenti dedicati a noi stessi per allenarlo, allenarci a pensare, a mandare il pensiero appunto dove vogliamo noi e non lasciarlo incontrollato. A balzare di qua e di là, nel passato, in ansie future. E respiro, non dimentico mai il respiro.
Inspiro, intensifico un po' e poi mi preparo a tornare liberando il braccio destro, allungo per un attimo, magari sui polpastrelli. Ritorno leggermente su per permettere al braccio sinistro di infilarsi sotto al destro e vado dall'altra parte. Rimango. Neanche qui mi concentro. Inspiro. Espiro. Osservo il mio respiro. Come viaggia nel mio corpo. Questa volta ho la tempia a sinistra appoggiata. Prova a notare se anche in questa posizione apparentemente semplice, o magari per qualcuno semplice, per qualcun altro no. Prova a notare se c'è qualche tensione, magari all'inguine, magari alle ginocchia, magari alla spalla sotto. E manda lì il tuo respiro. Ancora un respiro profondo. Rimaniamo ancora un attimo. Estrema lentezza mi aiuto con la mano distesa che ritorna indietro. Libero il braccio sinistro, mi allungo un attimo sui polpastrelli e ritorno su. Rimango un attimo qui in ascolto, posso espirare dalla bocca e poi mi porto sulle punte dei piedi per portarmi giusto solo qualche respiro in Uttanasana molto molto abbandonata, quindi con le ginocchia belle piegate e con il peso che va sempre verso le punte dei piedi. Posso afferrare i gomiti e qui rilasso anche la testa totalmente, senti come tutto si rilassa lasciando agire la forza di gravità. Tu non devi fare niente. Se sai che soffri di pressione bassa, magari mantieni giusto due o tre respiri e poi rilassa, rilascia. Se no rimaniamo ancora qualche respiro e magari hai voglia di distendere un pochettino le gambe,
un poco alla volta, respiro dopo respiro, inspirando ed espirando, magari distendo un po', sempre con il peso verso le punte dei piedi. Senti le vertebre come si distanziano. Forse puoi dondolare un po' con la parte superiore del corpo. E poi lentamente le mani vanno a terra, distendo un attimo la schiena e torno giù con la fronte verso le ginocchia che si piegano piano piano fino a far arrivare i glutei a terra. Mi siedo di nuovo sul tappetino e poi porto i piedi aperti quanto i lati del tappetino, abbastanza lontani dai glutei. Inspiro lungo la schiena ed espirando lascio cadere le ginocchia verso destra. Opzione 1, posso rimanere qui. Inspiro ed espiro. E questa è la mia posizione. Se no, la mano sinistra ruota verso destra e si porta vicino alla mano destra. Oppure cammino con le mani al lato opposto del tappetino, al lato corto, e rimango qui. Oppure ancora. Inspiro ed espirando, se il corpo me lo consente, e magari sistemo anche un pochino più indietro il bacino, le anche, posso camminare avanti con le mani e portarmi sugli avambracci. In questa torsione molto strana e direi intensa. E non abbiamo ancora finito, possiamo terminare. Completare la posizione andando a portare o la fronte a terra o la guancia destra o addirittura completiamo con la guancia sinistra al tappetino oppure sulle mani che fanno da cuscino. Ci proviamo senza esagerare. Vediamo se la posizione è abbastanza comoda. La manteniamo, se no iniziamo a tornare indietro di uno step fino a dove sentiamo che è la nostra posizione. E lì rimaniamo respirando. Ascoltando la sensazione in questa posizione, tutta attorcigliata. Rilasso tutto quanto. Ancora gli ultimi respiri in questa posizione, lunghi e profondi. E
E se sei nella posizione completa, mi raccomando, quando usciamo dalla posizione, segui bene ogni movimento per ritornare senza fretta Ascolto il respiro. E quando sono pronta, ruoto prima la testa. L'appoggio un attimo, le mani vanno indietro vicino alle spalle e mi aiutano a risalire lentissimamente. Ritorno come sono entrata nella posizione, quindi ruoto ed ecco che mi ritrovo prima con le gambe ruotate ancora e le addrizzo. Inspiro, posso sollevare le braccia per distendere un attimo ed espirando mani giù. Distendo un attimo tutto quanto, anche le gambe, e mi preparo per andare dall'altra parte. Ok, di nuovo piedi larghi. Inspiro profondo, mi allungo ed espirando questa volta le ginocchia cadono verso sinistra. Respiro, rimango un attimo qui. Osservo se mi devo fermare qua, mi fermo qua. Oppure la mano destra ruota, va vicino, ruota verso sinistra e va vicino alla mano sinistra. Ed eccoci qui a camminare verso il lato corto del tappetino. Inspiro ed espiro qua e magari questa è la mia posizione. Oppure mi sistemo con il bacino ed espirando scendo con gli avambracci a terra, un po' come una sfinge in torsione. Piego il collo se mi va, piego la testa, rilasso tutto qui. E se sono pronta, se sono pronto, ruoto la testa e mi appoggio con la guancia destra alle mani o al tappetino. Faccio quello che sento, mi concedo tutto il tempo per prendere la posizione che mi è più comoda, per concedere al corpo e alla mente di rilassarsi, senza dar modo ai pensieri, di crearmi fastidio. Respiro consapevolmente. E rimango. Thank you.
Ancora pochi respiri qui. Lunghi e profondi. E quando espiro provo a svuotare tutto quanto. Quando inspiro riempio bene. Quando espiro lascio andare. Posso iniziare a fare qualche movimento per prepararmi a tornare e poi fronte a terra, al tappetino, le mani mi aiutano a risalire come prima lentissimo. Godo dei movimenti, osservo se è cambiato qualcosa e poi ruoto. Glutei completamente a terra, distendo le gambe, faccio un profondo respiro, ascolto e mi preparo a scendere con la schiena giù, accompagno la testa. Lentamente distendo prima un attimo braccia e gambe, distendo tutto quanto e poi porto le ginocchia verso il petto in Apanasana o in Pavamuttasana per completare la pratica. Apanavayu, il soffio che muove verso il basso per espellere ciò che non ci serve più in questa posizione. E allora alleggeriamo. Possiamo premere un po' le cosce, le ginocchia verso il corpo, verso il petto, per intensificare. Inspiro ed espiro tutto. E poi per l'ultimo respiro posso sollevare la testa da terra e avvicinarla alle ginocchia. Premo bene, espiro tutto. E poi lentamente ritorno. E distendo le gambe, prima una, poi l'altra. Piedi larghi, braccia rilassate, palmi verso il cielo, collo allungato, occhi chiusi delicatamente, separo la mandibola. Rilasso le spalle lontane dalle orecchie e Shavasana. Il respiro è tranquillo e rilassato. Sono immobile.
Rimani tranquillamente in Shavasana, oppure se ti va, puoi portarti seduto molto lentamente in posizione da meditazione, quella che preferisci. Piano piano prendi la tua posizione e come all'inizio le mani formano Vayu Mudra. Respira. Un passo importante verso la leggerezza, penso sia quello di neanche tanto perdonare l'altro, gli altri, ma quello di iniziare a perdonare noi stessi. E dunque, se vuoi, puoi terminare la pratica meditando su questa considerazione. E ora, sciogliendo la mudra, le dita si rilassano delicatamente, si avvicinano una all'altra. Nel gesto della preghiera, palmi uniti al cuore. Respiro profondo, il capo si inchina in un gesto di gratitudine. E lentamente puoi aprire i tuoi occhi. Grazie mille a tutti. Alla prossima. Namaste.